Bentornati qui da Soul Creepy Game, sesto episodio di Assassin's Creed 2. Siamo tornati in villa, andiamo, credo lo zio. Non siate timidi, voglio solo aiutare. Avanti amici, ora il metallo si paga di meno. Tutti alle nuove miniere. Eccolo qui, il nostro campione, Ezio! Onore a Ezio! Vedo che non avete perso tempo a darvi ai festeggiamenti. E perché no? Ci hai reso un gran servizio, nipote. Con la morte di Vieri, questa parte della Toscana è di nuovo in pace. Sapete che significa questo? Basta lavorare! Si passa tutto il giorno a bere. E a puttane! Che c'è? È vero! Vieni, Ezio, facciamo due passi. Sì, zio. Allora, che è sta a posto? Accetta. I pazzi rispondevano a qualcuno, uno spagnolo. Rodrigo Borgia, uno degli uomini più potenti di tutta Europa e capo dell'Ordine Templare. Il che ne fa il responsabile della morte di mio padre e dei miei fratelli. Già, e ucciderà anche te, avendone l'occasione. Allora devo oppormi a lui se voglio essere libero. Ma non prima che tutti gli altri templari siano caduti. L'elenco di mio padre mi farà da guida. Dove andrai adesso? A Firenze. Francesco De Pazzi merita la stessa fine di suo figlio. Una scelta avveduta. Senza dubbio trama qualcosa contro la città. Va bene, basta con i discorsi seri per stanotte. Sono nel mio studio se hai bisogno di me. Dovrei leggere la lettera che mi ha dato lo zio. Leggi la lettera, dove la leggo? Messer Francesco, ho fatto quanto mi avete chiesto e parlato a vostro figlio. Mi associo al vostro giudizio, benché solo in parte. Certo, Vieri è arrogante, incline ad agire senza curarsi delle conseguenze. Egli ha altresì l'abitudine di trattare i mercenari come fossero balocchi. Ho saputo di almeno tre uomini sfigurati per questo motivo, ma al contrario di voi non lo ritengo irrecuperabile. Credo invece che la soluzione sia alquanto semplice. Egli cerca la vostra approvazione, la vostra attenzione. Questi suoi eccessi sono il risultato di insicurezze originate dal senso di inadeguatezza. Parla spesso di voi, con affetto, e ha espresso il desiderio di starvi più vicino. Perciò, quando egli strepita ed ha in escandescenze, lo fa solo per essere notato, per essere amato. Agite come meglio credete in base a quanto vi ho scritto qui, ma devo chiedervi di cessare la nostra corrispondenza. Temo per la mia stessa vita se gli dovesse scoprire la natura dei nostri discorsi. Fidelissimus servitor, frate Giocondo. Bene. Che significa? Le riconosci? Altre pagine del codice. Sì, tuo padre e io riuscimmo a trovarne e a tradurne altre prima che... Tenete. Questa non è opera di tuo padre. L'ha tradotta qualcun altro. Leonardo da Vinci, un amico. Vedi come le parole passano da una pagina a quella successiva? C'è qualcosa che le attraversa tutte. Una sorta di mappa. Dove dovrebbe condurre? Tuo padre e io riuscimmo a ricavare dei brani di una profezia riportati in queste pagine. Fu scritta da un assassino come noi che molto tempo fa recuperò un frutto dell'Eden. Si chiamava Altair. Accennava a qualcosa di potente e nascosto sottoterra. E cioè? Ah, saperlo. È per risolvere quel piccolo mistero che abbiamo raccolto queste pagine. Lasciate che vi aiuti. È tempo che io prosegua l'opera di mio padre. Inizierò
Dalla pagina che ho preso a Vieri. Leonardo saprà decifrarla. Bene. Torna qui quando puoi e la metteremo insieme alle altre. Bene. Il punto d'osservazione. Aggiungiamo il punto osservazione. Ma l'avevo già fatto. Quattro pagine del codice. E dove sono? Sono quelle. Che siano qua? Pagina del codice ottenuta. Ok, la prossima. Eccola. Anche questa è andata. Per fortuna il posto è piccolo, vero? Sarà qua. Sì. Terza pagina. E mo dobbiamo uscire. Uscire senza la porta, non per forza basta la porta. Voilà. E mo? Bene, fatto questo. Che succede adesso? Dove dobbiamo andare? Torniamo in villa. Passiamo da Claudia, che mi farà da contabile. Salute, Claudia. Nostro zio è un mostro. Sono davvero offesa. Che cos'è successo? Mi sta facendo lavorare. Se il babbo fosse qui, non starei certo marcendo dietro uno scrittoio. E quali sarebbero le condizioni di questa sorta di schiavitù? Visto che qualcuno ha deciso che staremo qui, lo zio ha suggerito che cercassimo di racimolare i soldi per ristrutturare la villa. Il fatto è che non ce ne sono. Le procuro io un po' di soldi. Fantastico, più lavoro per me. Che vuoi che ti dica, va bene.
Se metti dei soldi per delle migliorie al borgo, ne terrò traccia su questo registro. E non avendo niente di meglio da fare, prenderò anche nota degli oggetti che porti. Se alla fine riuscirai davvero a far andare bene le cose qui, forse i viaggiatori ci faranno visita e spenderanno qualche soldo. Dubito che qualcuno lo faccia, ma nel caso terrò il loro denaro in questo scrigno. Dovrai farti vivo tu per portarli in banca, perché quando sarà pieno, io semplicemente terrò per me i soldi che non ci entrano. Capito? Sta bene. Valore, ok, rendita scrigno. Capacità massima 631. Adesso c'è 0, quindi bene, cara sorellina. Ma che devo fare? Parla con l'architetto. Bene, buongiorno. C'è qualcosa che non va? Ser Mario mi ha assunto per riparare questo pasticcio, ma erigo palazzi, non compio miracoli. Senza soldi non posso riparare nessun edificio. E se qualcuno vi desse i denari? Allora ne potremmo parlare. Dovete essere Ser Ezio, giusto? Zio, mi piace questo architetto. Diventa molto garbato quando fiuta il denaro. Ne ho bisogno se volete che vi aiuti con questo borgo. Ho stilato una lista di preventivi per le nuove botteghe e le ristrutturazioni. Portate l'oro, scegliete l'edificio e io mi metterò al lavoro. Se vi costruissi una bottega, lì potreste comprare a prezzi più bassi. Più denaro investirete nella bottega, maggiore sarà lo sconto. E per le ristrutturazioni, beh, ridarete lustro al borgo e alla villa. Da quel che mi dice Ser Mario, questo premeva molto al vostro trisnonno. Inoltre, finanziando botteghe e ristrutturazioni, aumenterete il numero dei visitatori, accrescendo le entrate. Per cui, perché non dare un'occhiata ai progetti? Allora, direi che restaura la banca. E restaura altri 1000. E restaura anche questo. Bini. Direi che è abbastanza. Buon viaggio! Mo? Che devo fare? Non ho idea, sorellina, a che punto siamo?
Salute, Claudia. Sei qui per il registro? Ok. Scrigno. Oh, abbiamo raddoppiato il valore di rischio di quello che si incassa. Perfetto. A presto, Ezio. Grazie, signorina. Buon lavoro. Ezio, ragazzo mio, credo sia tempo di mostrarti una cosa. Vediamo un po'. Interessante. Mi sa che lo devo seguire. Sembra mantenere Superman, insomma, così. C'è un simbolo. Questo è il santuario. Fu costruito da mio nonno per onorare la memoria dell'ordine degli assassini e proteggerne i segreti. Guardati attorno. Questi sono gli assassini che hanno difeso la libertà degli uomini quando era in pericolo. E questa è l'armatura di Altair. Si sa poco della sua vita, ma l'armatura è molto leggera e robusta. Te la darei, ma non so come prenderla. Il mio bisnonno una volta disse che sarebbe rimasta inaccessibile finché tutti i suoi protettori non fossero tornati interi. Ho sentito parlare di alcune cripte sparse per l'Italia, tombe segrete, piene di tesori. I sei furono spostati lì secoli fa. Forse hanno qualcosa a che fare con tutto questo. Quando ero giovane, andai anch'io alla ricerca dei sei, ma senza successo. Magari a te andrà meglio. Magari. Per ottenere la sincronia perfetta con Ezio, devi procurarti l'armatura. Grazie. Questi cosa sono, quindi? Stata. Vedi tu. Esamina. Cinese? Ah, quindi mi sembra quasi inevitabile che un giorno ci sarà un Assassin's Creed in Cina, no? Questo? Persiano, il prossimo. Questo? Mongolo. Vabbè, Cina, Mongolia, che saranno lì. Poi? Ah, Egizia, come Origins. Alessandro Magno. Impero Romano. Questo. Assassino anche questo romano. Questa qua di che epoca era? Babilonia. Avvelenato Alessandro Magno. Bene. Manca l'Inghilterra, però vabbè. Gli Stati Uniti. Le navi. Me ne manca di roba. No. Dov'è che devo andare adesso? Interessante. Dov'è che devo andare? Non mi fai dove devo andare sulla mappa. Ah, qua. Verso Firenze devo andare, quindi cavallino. Bottega di Leonardo.
accetta. Non so dove andare, andiamo direttamente in bottega di Leonardo. Cioè che potevo anche vedere dove andare, vabbè. Noi siamo qua. Ho azzeccato. Ezio, sei ancora vivo. Ma guarda che posto. Gli ultimi 2 anni sono stati generosi con te. Ma tu non sei più lo stesso, non è vero? Speravo che potessi aiutarmi con una certa cosa. Qualunque cosa per te, amico. Ah, ne hai recuperata un'altra. Magnifico. Questa è complicata. C'è un uso molto abile di lingue antiche. Forse se riuscissi a... Oh. Ah, sembra una specie di manuale con differenti tecniche di assassinio. Posso vedere? Aspetta, questo cos'è? Non è proprio un progetto questa volta. Solo alcuni schizzi. Che cosa se ne potrà ricavare? Ma certo! E perché no? Ma che idea ispirata! Potresti realizzarlo mentre studio quel frammento del manuale. Prendi. Chiederò al mio assistente di sistemarti dei manichini su cui far pratica. Ehi, Vincenzo! Va bene. Facciamo anche questa pratica. Tecniche di assassino. Ah, ok. Assassino dall'alto verso il basso. Perfetto. I membri dell'arte dei maestri di pietra e legname intenzionati a partecipare devono presentare richiesta al gonfaloniere. Questo qui invece. Le notizie di oggi. Bom. Uccisi i manichini. Ce l'ho fatta. Su, vieni, guarda. Prendi, provala. Grazie, Leonardo. Non c'è di che. Devo vedere qualcuno finché sono qui. Ma non posso avvicinarlo pubblicamente. Sai per caso come potrei... La volpe. La volpe? Shh. Capisco. Ma hai idea di dove possa trovare una volpe? Magari vicino al mercato dove stanno i ladri. Sta attento, amico. Attento il mio secondo nome, come no? Mi caccia la volpe. Bersaglio individuato. Dove?
Che diavolo ci fai quassù? Non dovresti stare qui. Hai ragione. Laggiù, non lascia. Oh, che palle che sei, ragazzo. Neanche volevo ucciderti, ma... è lui? Vabbè, almeno l'hanno trovato, no? Abbiamo trovato sta volpe? Cosa? La mia borsa, i miei soldi. Oh, i tuoi soldi! Io non li ho, i tuoi soldi! Torna qui! Come no? Stai facendo un grosso errore, amico! Adesso basta! Sì, infatti, basta! Perché non rinunci? Prendimi ciò che hai rubato! Lo farei volentieri se potessi! Bene. Non ho alcun interesse a farti del male. Perciò ridammi i miei soldi e la chiudiamo qui. Con calma. Che cosa vuoi? Chi sei? Mi chiamano in molti modi. Omicida, tagliagole, ladro. Ma tu puoi chiamarmi la Volpe. Al tuo servizio, messer auditore. Come conosci il mio nome? Sapere tutto di questa città è il mio lavoro. Non è per questo che sei qui? Invero, devo trovare un uomo. Sapere dove sarà prima ancora che lo sappia lui. Chi? Francesco De Pazzi. In strada girano voci di una carovana appena giunta da Roma. Di un convegno segreto stasera al tramonto. Lì potrei apprendere qualcosa riguardo a Francesco. Sai forse dove si terrà? Ma certo. Fammi sapere quando sei pronto e ti ci porterò. Ah, sì. Ecco il tuo denaro. Oggi il merluzzo costa la metà. Bene. Sì, lo sapevo, grazie, che non lo trovavo, sto cavolo. Andiamo? Si romperà un osso, quell'idiota. Andiamo da Volpe, va? Bene, la dama che lo attende sarà bellissima. Parliamo. Seguimi. Ma dobbiamo muoverci in fretta. Riesci a starmi dietro? Nessun problema. Cosa che devo fare? Ancora dietro? Che cosa ci fai ancora là? T'ho detto di starmi dietro. Se mi lasci muovere, magari. Dove devo andare qua? Vai su. Francesco De Pazzi sta incontrando delle persone in quella chiesa. Come ci arrivo? Ci sono delle catacombe nel sottosuolo della città. Ti porteranno in un punto dove potrai udire tutto ciò che viene detto. Afferra quella maniglia di pietra, girala e spingila in basso. Grazie di tutto l'aiuto, Volpe. Buona fortuna.
Allora, andiamo nelle catacombe. Mi faccio male, vabbè. Catacombe. Bel posto. Vabbè. Questo cos'è? Bene. Fortunatamente non è. Ok. Andiamo adesso. Perché mi apre la strada? Vabbè, torniamo di là. E apriamo questa. Quanto tempo dobbiamo stare qui, Saverio? Fa freddo. Che cosa vuoi, Ilario? Messer Pazzi ci paga bene per sorvegliare l'entrata e i morti non cercheranno di sgozzarci. Non vedo l'ora di tornare a casa da Elena e dirle quanti soldi abbiamo fatto stasera. Wow. Apri la porta del salone. Proviamo, saliamo. Bene. Questo è andato.
Mi dispiace, so che fai il tuo lavoro, ma la vita è ingiusta. Quindi presumo che... Cosa devo fare qua? Ok, appunto, non te la dici. Un'altra leva. Ma veramente? Cioè tu mi dai... Vabbè, andiamo a prendere sta... Area segreta localizzata, molto segreta, ma non posso più la visuale, porco cane. Ok, si sale. Ci si arrampica. Adesso di qua. Che c'è qua? Niente. Eccoci qua. Nuova leva. Vai. Diavolo, la porta. Resta di guardia mentre vado a controllare. E doveva essere un lavoro semplice. Io te l'ho detto, non dovevamo venire. Se sento qualche rumore, corro all'altro posto di guardia e che Dio mi aiuti. Saverio, adesso torno insieme agli altri. Ho capito. Credo di avercela fatta. Lasciami in pace. Non mi prenderà. Ma vaffanculo, gira. Ma perché non mi gira? Maledizione. Devo trovare una via d'uscita. Prima che mi uccida. Più veloce. Sì, sì, credo di avercela fatta. Dov'è? Ma no! Devo trovare. Siamo al punto di partenza, vai. Uno, due, tre. Devo trovare una via d'uscita. Prima che mi uccida. Lasciami
Lasciami in pace. Sì, sì, credo di avercela fatta. Sei quello che si dice un rompi. Dove devo andare adesso? Di qua. Più veloce. Lasciami in pace. Mi insegue. Prendetelo. Uccidete la sa... Che facciamo? Allora, ovviamente, salute. Apri la porta. Da giù, eccolo! Addosso! Forza! Facciamola finita! Ricordate i miei insegnamenti, ragazzi! Stanno ricordando bene i tuoi insegnamenti? Oh, non sono mica... Non ce la fa. Voilà. Ok. Mo. Andiamo a spiare. Et benedizio Dei onnipotenti, Patris et Fili et Spiritus Sancti, discendat super vos et maneat semper. Grazie, padre. Bernardo? È tutto qui. Spade, bastoni, asce, armature, archi. Ai nostri non mancherà nulla. Immagino che questo dono indichi il benestare del Papa. Ci ha dato la sua benedizione. Purché nessuno rimanga ucciso. Saremo tutti al Duomo domattina, signore. Abbiamo collocato l'esca, ma non è stato facile. Quell'idiota del fratello continua a cambiare piani. Sì. Dovremo assicurarci che Giuliano scenda dal letto per andare in chiesa domani. Che avete, Jacopo? Temete sospettino qualcosa? Impossibile. I medici sono troppo arroganti o troppo stupidi per accorgersene. Un po' tutte e due. Non sottovalutare il nemico, Francesco. O ti sei già scordato di come tuo figlio è stato assassinato? Stavolta non ci coglieranno di sorpresa, maestro. Avete la mia parola. Molto bene. Ora devo andare. Ho altre faccende da sbrigare prima di far rientro a Roma. Signori, domani un nuovo sole sorgerà su Firenze. Che il padre della comprensione ci guidi. Che il padre della comprensione ci guidi. Apri il sarcofago. Guardate la statua. È identica a una di quelle a Villa Auditore. Mi sa che sei incappato in una delle tombe degli assassini di cui parlava lo zio di Ezio. Bene, saccheggiamo un po' prima. Ora che sappiamo come entrare, aggiungo i riferimenti che contengono tombe nel database.
apriamo sta roba. Bene, perfetto. Trovo l'uscita. I soldi che fanno sempre bene. Siamo sempre a Firenze. So dove sarà Francesco e quando, tuttavia... Che accade? Ho udito qualcosa. Hanno armi sufficienti per un battaglione. Persino il Papa ha dato il suo appoggio. Questo è tipico di Sisto. Che diavolo hanno in mente di fare? Non sono riuscito a carpire i dettagli, ma riguarda i medici. E avrà inizio domani mattina al Duomo. I medici assisteranno alla funzione della domenica? Assieme al resto di Firenze. Intendono farlo nel bel mezzo della Santa Messa. Beh, mi darò l'occasione per confondermi tra la folla, avvicinarmi e porre fine a questa follia. Se ci riescono, se perdessimo Lorenzo e Firenze cadesse in mano ai pazzi... Questo non accadrà. Promesso. Mi auguro che tu abbia ragione. Bene. Quindi... direi che possiamo interrompere qui questo sesto episodio. Da Kibi è tutto. Alla prossima.